Buonasera amici di Zona Locale, bentornati. Inizia una nuova settimana con i nostri appuntamenti in diretta. Ieri lunedì ci siamo presi un giorno di pausa dalle nostre dirette dopo un'intera settimana dedicata al mondo della musica. Questa sera si riparte, sarà un'altra settimana dedicata al mondo della musica e l'ospite che avrò il piacere di ospitare, scusate il gioco di parole, è in attesa di collegarsi con noi. Abbiamo risolto alcune questioni tecniche. Io in suo onore ho messo sotto una maglia che lui sicuramente gradirà perché è una sua maglia simbolo di quando suona, ce l'ha anche come immagine su WhatsApp. E sto parlando di Nicola Cedro, musicista, cantante, uno dei pezzi da 90 del panorama musicale vastese negli ultimi 20 anni, 25 anni, 30 anni, possiamo dire così. E quindi aspettiamo adesso di collegarci con lui per farci raccontare un po' dei suoi ultimi progetti, di quelli che ci sono stati, perché ogni tanto, insomma, anche sui social spuntano fuori cose del passato che sono molto interessanti, molto, molto belle, e quindi ce le potrà raccontare lui, perché anche in questi anni abbiamo fatto un po' di interviste, però stasera proviamo a tornare veramente indietro a quando Nicola ha imbracciato per la prima volta la sua chitarra e ha iniziato a fare musica, per poi un percorso che l'ha portato a condividere con tanti altri artisti del nostro territorio, progetti molto, molto, molto interessanti. Ancora oggi ci sono tante novità e tante cose che lo vedono protagonista. Io aspetto che si colleghi, così riusciamo a fare questa chiacchierata. E nel frattempo vedo qualcuno già connesso. Questa settimana poi continueremo con un po' di appuntamenti nel mondo musicale, cercando di conoscere sia artisti che insomma hanno fatto già tante cose, ma anche qualcuno di più giovane, qualcuno che magari di cui fino ad oggi non ci siamo occupati perché magari fa cose un po' più particolari, che poi a volte, insomma, ci sono tante cose da raccontare. Eccolo qui, vedo Nicola nel frattempo e quindi, insomma, cercheremo di dare un po' di voce a tutte le cose belle che ci sono. Poi, insomma, il bello di questi appuntamenti è quello di riuscire a dare uno spazio e anche un'opportunità di fare una chiacchierata a tanti. Nicola, lo vedo, aspetto che mi faccia la richiesta di partecipare. Eccoci qua. Sono pronto ad accoglierlo in diretta. Vediamo come va. Eccoci qua. Perché Perché non ti sento più? Avevo non mi senti più? Non mi senti? abbassato l'audio del Ah, telefono. ok. Da solo, complimenti per la maglietta, Ti fammela vedere. piace? Ho sgamato subito. Ecco, Ma era per fare l'effetto, vero? infatti, prima della diretta ne avevo un'altra. Però siccome ho questa maglia che mi piace molto, ho detto, oh, cioè, viene Nicola, la maglietta di Topolino è il suo marchio di fabbrica, ho detto dobbiamo fare questa cosa di... E Mi hai fatto immaginavo che una bella avresti... sorpresa. Sì, mi hai fatto una bella sorpresa, in effetti. Allora, Sì. stavo dicendo che insomma ecco anche lo scopo di queste dirette dedicate al mondo della musica è un po' conoscere anche il percorso musicale, così ecco, si vede bene Tu vedi meno Topolino. la stempiata e più il tono, perché in effetti è spiacevole questa cosa. Dimmi, Peppe, dimmi. Dicevo, stiamo cercando anche di conoscere o conoscere nuovamente, insomma, chi nel nostro territorio ha fatto cose molto interessanti nel mondo della musica. Tu sei uno di questi perché ormai sono tantissimi anni, tantissimi progetti, però dicevo prima, mi piacerebbe iniziare a partire da quando tu per la prima volta hai preso in mano una chitarra e hai iniziato a suonare. O hai iniziato da un altro strumento? No, hai iniziato con la chitarra, immagino. No, ho iniziato con la chitarra e ho finito con la chitarra. No, Sì, finito ma no. poi negli ultimi anni anche il basso elettrico, ma come è noto, il basso non si sente, quindi potevo anche farne a meno, però insomma. Allora, era le medie, io non ho iniziato tanto presto, era la prima media perché c'era mio cugino Alessandro Obino, Sì. tra l'altro noto imprenditore della zona, che suonava la chitarra.
Ma la cosa che mi stupì non era il fatto che lui suonasse la chitarra, quanto il fatto che aveva composto una canzone per la sua cuginetta, che faceva così: bambolina, piccolina, sempre tu sarai nel mio piccolo Te la cuore. ricordi Lui ancora? mi aveva detto che si potevano inventare le canzoni. Io ci avevo già pensato a questa cosa qua, che si potevano inventare le canzoni, però batti in mente, c'avevo già tanti ritornelli così, però che poi ci si potesse abbinare anche uno strumento, lì lui mi ha dato proprio l'illuminazione. Infatti io poi, quando ho iniziato a suonare, in effetti non sono mai stato, sai, quel fenomeno un po' a Jimi Hendrix. Noi, per esempio, a basso abbiamo Nicola Oliva, che si è sempre distinto per delle doti un po' più, ecco, no? Io ero bravo, sono sempre stato bravo, ma non quel fenomeno. Più che altro perché nei miei obiettivi non c'era tanto la tecnica, ma quanto la voglia, il desiderio di fare delle cose, no? Di scrivere delle canzoni. Cioè, infatti, ho subito cercato il primo partner che fu Giuseppe. Qua la storia è lunga, ma dammi un Abbiamo ritmo. tempo. Vabbè, Cioè, non è che parliamo io degli non esordi. perché è veramente lunghissima. Dico quello che mi viene in mente adesso. Il mio Vai. primo partner fu Simone Zaccagna, Sì. che suonava la fisarmonica e poi la tastiera, mio cugino. È tutta una roba di cugini, sta questa mappa. Sì, assolutamente sì, ma qua la storia non è breve, perché poi devo farla breve, devo saltare subito a... Il primo gruppo si chiamavano i Fans, I eravamo fans, io. infatti. Io là volevo arrivare. Ero io, mio cugino Simone Zaccagna, poi c'era Tony Di Carlo, che adesso si trova da qualche parte in America. Alessandro Vizzarri, noi facevamo le prove a casa sua. Il bassista è sempre stato un po' una mina vagante. Prima Simone Selleri, il carissimo Simone Selleri, poi è venuto Valentino Alfini, col quale poi abbiamo anche fatto delle registrazioni. Noi abbiamo subito iniziato a fare canzoni nostre, già da quando eravamo ragazzini. Io avevo 15 anni, quindi no, che 15 anni, c'eravamo 14, lì un anno è tanto a quell'età, Beh, sì. 14-15 anni. Adesso non mi ricordo manco quanti anni ho, però allora 14 e 15 erano due cose diverse. E poi vabbè, si formarono i Camon, no? Sì. Dopo che i Fancy si erano sciolti. Io la faccio veloce, ma sono successe tante Ma cose. Alessandro Vizzarri, Tony Di Carlo, insieme al mio carissimo amico Giovanni Stivaletta e a Fabio Valentini e a Paolo Amoroso, Paolo formarono i Amoroso. Camon. Vi ricordate i Camon? Bellissimo gruppo, grande gruppo, eccezionale. Anche loro avevano... Io li ricordo i Camon perché provavano nell'officina sotto nell'officina di Paolo Amoroso e io Sì. abitando in quella zona era bello la sera perché quando provavano loro nel quartiere si sentiva un po' la musica, quindi era già bello sentirli così. Quindi ho questo ricordo, poi io sono un po' più giovane. Di voi, però da ragazzino avevo questo ricordo. Dei Fancy, mi ricordo e te lo dico sempre, la maglietta fantastica con il clown, il pagliaccio che avevi disegnato tu e che avevo, insomma, come Ti ricordi? Pazzesco. sacra reliquia. E E poi poi quindi, io ok. quella maglietta che disegnai abbastanza bene, c'era un errore gravissimo in inglese, c'erano due futuri sovrapposti, no? When time will over, you will die. Mi ricordo bene questa cosa qua, che però è rimasta, perché L'avevate stampato, quindi. c'era quell'errore di grammatica, insomma, a 14 anni. E poi, parallelamente ai Camon, io, Simone Zaccagna, Valentino Alfini, ricordo che nei Camon comunque cantava Cerella. Allora io, Simone Zaccagna, Valentino Alfini, insieme a Valerio Vaccetti, e batterista era allora Francesco Marchesani. Francesco Marchesani, Suonava la adesso... batteria. Sì, ma Francesco è sempre stato bravissimo. Il primo strumento di Francesco era il basso. Lui somigliava a Sting, e portava Sting a ballo. Era lo Sting Vastese, no? Allora, insieme a Francesco Marchesani, Valerio Accetti, Simone Zaccagna, io abbiamo fatto gli Eden, ok? Gli Eden. Parallelamente agli Eden, io avevo un gruppo con Carmine Gian Giacomo, Roberto Del Vecchio e Marco Baccelli, che si chiamavano gli Inferi, quindi stavo tra Tra l'inferno l'Eden e e qui. il paradiso. Esatto. Poi Simone Zaccagna insieme fece un progetto con qualcun altro, proprio con Carmine Gian Giacomo,
e Fabio Falcone fecero quel bellissimo concerto su Vasco Rossi a Ruzzi. Quello di Non cui so si è se vi ricordate. riparlato in questi. Io non lo ricordo, però in questi giorni Lino Spadaccini ha ripercorso un po' tutte quelle tappe. Poi Lino è su queste cose, sulla Guarda, musica a tutti. basto è micidiale. Giuseppe, che eri tu? Giuseppe, io ti posso assicurare che se parli con Lino, le cose mie le sa più lui che È io, cioè si probabile, ricorda ok. più lui le cose nostre che noi stessi. Lino è uno storico eccezionale e mi piace come, a parte che lo conoscevo già Lino, ma Sì. come personaggio mi piace perché conserva informazioni che altrimenti andrebbero perse. Il manifesto che lui ha messo su Facebook di recente, io mi ero dimenticato dell'esistenza di questo manifesto che riportava al logo un po' del disco di quello che fu il disco del Xeno che non uscì mai, ma che era stato registrato. Quel disegno che ovviamente ho fatto io, praticamente l'ho ricalcato, non è che attenzione. Però l'ho assemblato io, diciamo, in qualche modo. Allora non c'era Photoshop, Beh, dovevi. oggi è molto più facile, prima a mano bisognava Io farlo. me l'ho scordato che esisteva. Lino ha riportato a galla questo cimelio, tra l'altro imperdibile. Io ho delle cose sparse, pazzesche, pazzesche per noi, per quelli del nostro giro. Magari ad altro non interessa, però per noi rappresentano dei ricordi molto, molto preziosi. Io poi ho girato subito queste immagini a Fabio Falcone, Simone Zaccagni, Giuseppe Martinelli e Massimo Giuliani. Gli ho subito girato queste immagini perché loro erano di Xeno, Sì. ok? Xeno con i quali poi abbiamo fatto Duno da Vasto, abbiamo Avete vinto Duno da vinto Vasto. Duno da Vasto. Sì, con la canzone Il Viale che io, ormai si può dire, avevo scritto per la mia ex. Per inciso, non so se tu ce l'hai quelle registrazioni, ma di Il Viale e di Volano, io ho il CD perché avevo la cassetta e in tempi non sospetti le ho ripassate su CD, quindi tra Me la l'altro puoi dare? Ce la puoi dare? ce l'ho a No, casa. dammi, io non ce l'ho, non ce l'ho, Ce l'ho a non ce casa dei miei, l'ho promesso anche a Lino che sta raccogliendo una marea di roba. Vedi che a volte ci sono delle cose che tu non hai, te la farò avere la tua canzone. Guarda, Giuseppe, veramente mi hai fatto una domanda molto impegnativa perché la storia è lunga, però devo dire che parallelamente a tutto questo, io ero uno studente del commerciale, sezione C. Tra l'altro che io ricordo con piacere perché le risate che ci siamo fatti insieme e proprio di recente abbiamo tra l'altro ritirato su una chat, ci siamo rincontrati almeno una quindicina di noi. Allora io lì ero un po' un pesce fuor d'acqua perché le materie che si facevano non mi rappresentavano, io avrei voluto fare qualcosa di artistico, però allora sai, i genitori ti spingevano più di ma almeno il diploma, cioè perché se non Ci c'è vuole, ci quel pezzo di vuole. carta, guardiamoci. Però io, il professore di ragioneria, caro Matteo Musci, suonava la chitarra, okay? Professor Musci, cioè con la Mi musica, portava con dai. lui, abbiamo fatto un sacco di cose insieme, ho fatto anche delle registrazioni. Onestamente, lui mi rimandava a settembre. Non è che Vedi. siccome io suonavo la chitarra, lui, perché io proprio ragioneria, ragazzi, mi manca una sufficienza una volta, è tecnica, io mi rifaceva a settembre, allora si rimandava, ma non so se si rimanda ancora, non lo so. No. Mi facevo sempre con le materie tecniche, no? Però cioè, non mi rimandavo con tre, no? Ho detto, professore, mo, mi devi rimandare, lo so, però non mi mettere tre, mettimi quattro, cinque, per fare la cosa più una figura un po' più. Suonando, diciamo, sempre, capito? Per me non è stata, non è che io facevo il liceo musicale, allora ho avuto degli insegnanti privati, tra cui il primo che io ringrazio, abbraccio. E José Sergio Santoro è lui che mi ha indirizzato su questa strada perché era anche l'insegnante di mio Credo zio che Alessandro. Nicola, che come per una generazione un po' più giovane, tu sei quello che ha fatto lezione per primi a tanti ragazzi, Sergio è quello che per invece la tua generazione è stato il primo per molti. Quindi queste no, generazioni che si rincorrono. Allora, la lezione di chitarra vera e propria, per quanto mi riguarda, è iniziata quando ho cominciato a fare volontariato nel carcere. E adesso io, visto che parliamo di questa cosa qui, devo prendere una cosa. Vai. Allora, io ho cominciato a fare volontariato nel carcere della casa circondariale di Vasto. Sì.
Volontariato commissionato dalla parrocchia di San Paolo, perché io sono cattolico, ho sempre praticato, e la mia parrocchia, i primi anni sono stati salesiani, poi sono passato a quella che era più vicino a casa mia, che era la parrocchia di San Paolo. Da lì abbiamo cominciato a fare volontariato nel carcere. Prima ho cominciato a insegnare ai carcerati, così per volontariato. È stato un esperimento, diciamo, perché lì un ambiente un po' delicato. Poi è andata e mi hanno proposto di fare un progetto serio. Era l'anno, non so se si legge. No, perché poi è al contrario, quindi con la diretta a schermo dobbiamo interpretarla. Allora, facciamo così, vediamo se riesco a fare qualcosa di meglio. Allora, siccome la telecamera frontale lo fa vedere al contrario, quindi ce lo devi leggere, perché si vede Vabbè, che è a Nicola comunque. Cedro. E se la giro? No, perché la telecamera frontale riprende a specchio. Quindi comunque non ce la possiamo Vabbè, comunque qua ci fare. sta 1997. cavolo, quindi 23 anni fa. 23 anni fa. Allora, 23 anni fa ho iniziato a farlo in maniera professionale, perché poi dovetti prendere la partita IVA, insomma, ecco, quindi non è che ci guadagnai tantissimo, però fu un modo per cominciare a dare lezioni di chitarra in maniera professionale. Il materiale di cui disponevo era la didattica di Sergio, quindi ho cominciato a insegnare chitarra a base. Poi però ho iniziato a studiare anche con Gianfranco Continenza, che mi ha praticamente aperto il mondo sulla didattica sostanzialmente, perché lui porta i suoi allievi verso il jazz. Jazz che in realtà io non ho mai suonato e non mi reputo neanche in grado di farlo, molto umilmente, però che conosco sotto il punto di vista teorico. Perché poi qualche anno fa ho preso anche una laurea a Pescara, ho preso una triennale in jazz, che non suono, parliamoci chiaramente, però che in testa ce l'ho, Ce perché l'hai. lì per laureare devi fare l'ultimo esame che sono 8 ore, una composizione, quindi insomma qualcosa lo devi un po' masticare. Sono 27 esami, c'è una tesi. Però al di là di questo, la lezione, cioè il trasmettere delle nozioni, a me ha fatto scoprire un'altra passione parallela proprio al fatto di suonare, e l'ho sempre portata avanti. A chi ho insegnato, lo voglio dire, perché ormai, insomma, tu mi hai fatto questo domandone galattico. Io ho insegnato, ho iniziato ad insegnare a Fabio Celenza, ok? Che diciamo noi, che fa i doppiaggi eccezionali, Spettacolare. che è un chitarrista Ed è un bravissimo. grande chitarrista, Fabio. Ha iniziato da me, poi è andato anche lui all'università, eccetera, eccetera. Al mitico Ferruccio, ho insegnato io all'inizio. Ferruccio, che adesso ha tirato fuori un singolo anche, ma se lo sentite suonare è bravissimo. A Fenomenale. Fabrizio Cattani ho insegnato. Insomma, poi ce ne stanno tanti. Di recente ho insegnato a Tommaso D'Adamo, un Che è ragazzino un di. talento clamoroso, Allora io non mi sto polistrumentista. vantando di questa cosa qui, però mi disse Fabrizio Marchesani, che adesso è infermiere professionale, tra l'altro, Torino. esatto, mi disse: guarda, io quando sono stato da un altro insegnante a Pescara, questo mi ha chiesto: ma chi ti ha insegnato all'inizio? Nicola Cedro. E quello ha detto: ah, meno male. Nel senso, avevo una buona reputazione di chi avviava per i primi 3, 4, 5 anni dei ragazzi che poi volevano fare il salto andando da quelli più bravi di me. Per esempio, dal mio insegnante, che è Gianfranco Continenza, no? Poi sono stato anche un paio d'anni con Rocco Zifarelli, che mi ha insegnato cose interessanti. Rocco Zifarelli è chitarrista di Ennio Morricone. Quindi, comunque, quando io insegno, non riporto il mio autodidattismo. Io non sono autodidatta. Io ho studiato e riporto il materiale didattico che mi è stato trasmesso. Vabbè, grazie per avermi dato la possibilità di aver fatto anche un po' di pubblicità a me stesso. Ho insegnato anche da qua sopra un periodo. Anche Ho insegnato pure a te un periodo, no? a Veniva. me, io purtroppo era una cosa che da autodidatta mi ero sempre messo come obiettivo, quello di imparare sul serio a fare la chitarra, perché avevo iniziato a prendere qualche lezioncina da ragazzo, poi ho smesso, avevo iniziato non mi ricordo, con Fabrizio Ranucci, e abbiamo iniziato insieme, poi lui ha continuato bene, io sono rimasto a fare i miei quattro accordi, mi ci sono impegnato, poi purtroppo, nonostante mi piacesse molto,
E insomma, già con un po' di progressi c'erano, puoi testimoniarlo. Però poi, insomma, il tempo che mi manca. Bravo, io mi ricordo, poi ci vuole Ci vuole tempo. tempo, bisogna studiare. Cioè, la chitarra Ancora bisogna di studiarla. Selimini e di Croce, ci vuole il tempo per dedicarsi allo strumento. Allora, devo arrivare rapidamente al fulcro del discorso, alla storia, no? Sì. Allora, mentre facevo tutto questo, un giorno mi viene a chiamare Nicola Circotosto a casa e mi dice: scegli. Che vedo da queste parti. Ma ci sono fonato. Io lo vidi, non lo conoscevo di vista, eccetera, eccetera. Disse: senti, suoniamo insieme. E ti dice: ho un sacco di cose da fare, cioè sono impegnato di qua e di là. Nel frattempo io avevo lasciato l'Ixeno e avevo formato i Senso insieme a Carmine Gian Giacomo, Daniele Salvatorelli e Andrea Scafetta, è il primo bassista dei Senso, che poi è durato poco. Allora, Nicola mi disse: sì, vieni a suonare con me, non rompere le scatole. Lui è un tipo molto pratico, molto spiegativo. E io Sì. gli dico: ma io ce la faccio, dai, vieni, qua. Abbiamo, sono andato a suonare con loro, è stato un gruppo bellissimo, divertentissimo, che erano i Creo, ok? In cui Sì. era Benito Miscione al basso, e poi all'inizio Andrea Di Francesco alla batteria, poi venne Ciriaco Tomaselli a suonare la batteria, e poi da lì, siccome c'era anche l'età giusta, sono cominciate a partire le serate nei locali, Vastesi del comprensorio, chilometri notturni, feste nei paesi, ubriacature, Sì, ci momenti sta. surreali. Cioè, cose assurde, ci seguiva anche Simone Alinovi spesso quando andavamo a suonare. Io ci sono degli episodi che adesso c'è poco tempo per raccontare, però insomma, una volta mi hanno messo dietro una camionetta. Io ho lievemente rigurgitato in questa camionetta nel tornare a casa, e poi si è dovuto lavare tutto con la pompa alle 5 della mattina, cioè, cose del genere. In quei frangenti, mentre suonavo con Nicola, eccetera, nei locali. Peraltro anche i Creo facevano roba loro, lì il compositore principale era Nicola Circotosto. Con i Senso abbiamo cominciato a fare delle cose un pochino più seriose, un po' più dark, leggermente psichedeliche, roba che mai nessuno ha sentito in realtà, attenzione, perché poi nel disco ci sono state altre cose. Vabbè, io ho sempre avuto questa doppia anima, ok, parliamoci chiaro. Da una parte il testaiolo nei locali, infatti mo, me l'ero preparato soltanto 10 secondi, la faccio adesso. Vai, Vai. vai. Ti si messe la gonna a pallucce quando i cammini sarà per riduccio. Solo questa poi. E poi parallelamente a tutto questo, le feste nei locali, il folk, Maria Nicola, eccetera, eccetera. Poi, che succedeva? Succedeva che i Creo continuavano a suonare, i Senso anche, però i Creo poi piano piano per delle problematiche, insomma, andavano un po' ad affievolirsi. Ecco la cosa stupenda, quando i Senso sono arrivati al pieno compimento, quando il mio grande amico Nicola Circotosto è entrato nei Senso perché mancava la tastiera. Allora, tutti e cinque, io, Nicola Circotosto, Carmine Gian Giacomo, e poi dopo Scafetta arrivò Paolo Paolo D'Adamo Adamo. e Daniele Salvatorelli, abbiamo cominciato il percorso più bello a livello compositivo proprio della mia vita, insomma. Ecco, il momento della maturità, della crescita, che poi ci ha portati anche a fare un disco e ad incontrare una persona che ci ha dato tanto. Poi con la quale abbiamo avuto qualche momento difficile e che abbiamo rincontrato, che è il nostro attuale manager, Mauro D'Angelo. È stato un percorso molto particolare, ci si può scrivere un libro, perché diciamolo, c'è stato un momento difficile. Però poi, adesso che l'abbiamo rincontrato, purtroppo non siamo tutti e cinque, siamo solo tre del gruppo e il nome del gruppo attuale è Cinaro, io, Sì. E Nicola Circotosto e Daniele Salvatorelli. Daniele. Con il rincontro di Mauro D'Angelo abbiamo ricominciato felicemente, fregandocene dell'età, a rifare cose nostre, perché dopo la pausa dei Senso per me è significato soprattutto lavorare. E con quale gruppo io ho fatto più soldi? Parliamoci chiaro, con i Marrò Glacé, Grazie. Fabio Falcone e Simone Altieri. Questo è stato il gruppo che ha lavorato a livello monetario e che ci ha permesso di tirare su delle case, delle cose. Noi abbiamo lavorato matrimoni, feste, sagre, cioè con i Marrò Glacé abbiamo veramente, a livello lavorativo, perché non è stato un gruppo che componeva cose sue, eccetera, eccetera. Io dovevo farlo perché mi sono sposato, però con loro poi si è creata una bella situazione di festa, perché sappiamo che Fabio ovviamente c'è il suo percorso, no? La differenza, adesso sto facendo altre cose, eccetera.
Noi ci siamo incontrati in un momento in cui ci si capiva molto poco, però in realtà noi abbiamo sempre suonato, abbiamo cavalcato la crisi, e abbiamo avuto sempre tantissime serate. Io ringrazio anche tutti i proprietari dei locali che ci hanno sempre fatto suonare, veramente, tutti quanti. Adesso non mi metto a dire i nomi perché ho paura di Di saltarne poi qualcuno. dimentichi qualcuno. Non mi va di iniziare a fare l'elenco di tutte le persone che ci hanno dato la possibilità di suonare, di tutte le persone a cui abbiamo suonato i matrimoni, i compleanni, le feste, solo i funerali abbiamo fatto, tutto, tutto veramente, no? Poi però a un certo punto, Nicola, qualche anno fa, avete fatto una reunion con i Senso. C'è stata una reunion con i Senso, quindi tutti e cinque della formazione originale, in cui abbiamo fatto una grande serata all'ex Glam, si chiamava Glam, non Sì. so se poi quando ci siamo riandati a suonare si chiamava ancora Glam, No, io era abitudine. era abitudine, era gestiva Fabio, Fabio Fabio Neri Neri, con Anthony. quindi è stata una serata eccezionale, non ci aspettavamo che ci fosse così tanta gente, perché tutti quanti ricordavano i Senso, ricordavano il disco, le canzoni del disco le cantavano le persone che stavano lì. E questo mi fa un po' anche rattristare, perché comunque questo è stato un disco che è rimasto un po' così incastrato, imprigionato, non ho fatto fatica. Io sto rimettendo un po' di materiale sulla pagina di Cinaro, Sì. scrivendo Cinaro First Line Up, la prima formazione, Senso e poi il titolo del brano. Poi ne metterò anche altri, perché hanno la dignità, è giusto che vengano fuori, no? Poi quei pochi tanti che ci seguono, è giusto che conoscano anche la nostra storia. Oggi i Cinaro sono operativi, abbiamo due singoli, stiamo preparando anche il terzo, e purtroppo siamo bloccati dal Covid tutti quanti, però insomma, speriamo che poi di Ma uscirne fuori. questa voglia di tornare, ecco, cioè, finita l'esperienza dei Senso, c'è stata quella dei Marongasè dove comunque eri solo artista nel senso di Ma i esecuzione. Marongasè erano divertimento e lavoro fusi, ma lo sono ancora, cioè esistono i Marongasè, Sì, attenzione. però Però la tua questo, parte creativa nel senso della scrittura l'hai messa un po' da parte. negli ultimi anni mi cominciava seriamente a mancare, ma tanto, perché per me la musica deve essere tutte e due le cose, deve essere lavoro e passione. Sta diventando solo lavoro, ma non che non mi divertissi, attenzione. Perché con Fabio e Simone mi sono sempre divertito. No, mi mancava comporre. Sai che fortuna ho adesso? E credo che ce l'abbiano anche i miei amici, Nicola e Daniele. Prima eravamo troppo vincolati dal dover arrivare chissà dove, ok? Quindi la paranoia di dover fare successo. Adesso non c'è più. Adesso c'è soltanto il bisogno di scrivere delle canzoni insieme, di fare delle cose, il bisogno di esserci. Cioè, è come tu quando, immagino, a me mi è successa una volta una cosa, cioè avevo un dente piombato che purtroppo aveva prodotto sotto la piombatura, fa un po' schifo, il pus. Allora a questo punto dovevo uscire, potevo farvi pure un esempio peggiore, quindi ci siamo Ti salvati. ringraziamo per... Dovevo uscire, però c'era la piombatura. Tolta la piombatura, poi è uscita. Allora, però il dolore di trattenere quella roba lì, ecco. Ho fatto una metafora schifosa ma perfettamente calzante. L'altro esempio l'avete immaginato quando si gonfia qualcosa. Allora, vabbè, io adesso dovrei attaccare il caricatore. Scusami se no è Va un casino. bene. Senti, ma tu sei un grande musicista, sei un grande compositore, però diciamo questa fase ecco, del lavoro in cui comunque c'è la parte della goliardia, della canzone spiritosa così, ha un po' magari per un po' di anni messo in ombra invece la tua parte, cioè da musicista a tosto. Ma guarda, io faccio un breve salto indietro all'inizio di questa intervista in cui ti dissi che tra le mie intenzioni di ragazzino non c'era spiccare tecnicamente, anche se poi, va bene, negli anni Ottanta noi sappiamo quello che era la chitarra elettrica, Van Halen, Steve Vai, Yngwie Malmsteen, c'era in ogni canzone l'assolo, se non eri virtuoso non andavi da nessuna parte, quindi comunque suonando e risuonando, poi il mio chitarrista preferito, che è sempre stato Van Halen, era virtuoso. Ma non era solo un virtuoso, lui metteva l'armonia anche nella melodia, cioè lui quando suonava un accordo,
Ci girava intorno in una maniera epica. E tra l'altro ho scoperto solo di recente, grazie a YouTube, che lui non conosce la musica. Cioè, questo è assurdo, no? Cioè, questo è pazzesco. Però lì c'è gente che nasce proprio per restare attaccata alla chitarra. Ma io non sono mai stato quel tipo di musicista. Io ho sempre cercato, insieme ad altre persone, di fare delle cose insieme. Poi che mi sia divertito, specializzato, sia diventato bravino in certe cose, perché poi in effetti ho fatto anche, ad esempio, qualche arrangiamento. Uno l'ho messo su una mia pagina in cui c'è soltanto due cosine così. C'è un arrangiamento di Lady Oscar, per esempio, Fingerstyle, no? Sì. Che nonostante sul web ci sia di tutto di più, ci siano chitarristi a 5 anni che fanno delle cose assurde, no? Quell'arrangiamento non esiste, questi pochi lo sanno. Infatti, quei 4-5 commenti che sono saltati fuori l'hanno notato, hanno detto: questo arrangiamento mi dai le tab, mi dai lo spartito, e io gliel'ho dato, tranquillità. Però scrivere, arrangiare, suonare, voglio dire, sono tante cose che fanno parte dello stesso universo. Io dovendo lavorare di musica, mantenendo una famiglia con la musica, non ho potuto Certo. tanto fare i capricci. Se ci stava la serata di liscio, anzi, se ci sta la serata di liscio, e vi serve e ci stanno i soldi, io ci vengo. Per far diventare la musica un lavoro qui, almeno qui, io ho semplicemente abbassato la cresta e tutto quello che si poteva guadagnare dal festival rock al liscio, dalla canzone leggera alla ninna nanna, se era richiesta, io la facevo, è diventato un lavoro. Però Tanti che invece hanno detto: adesso con Icinaro è tornata, diciamo, ecco, questo trio che era un po' un trio con cui hai condiviso tanti anni belli, è tornata Cinaro anche questa sono vena artistica. il risultato finale di tutto questo percorso, perché se Daniele e Nicola, che più o meno hanno la mia età, insomma, qualche anno di meno, ma siamo tutti over 40, hanno la stessa voglia e la stessa intenzione, e io sono rimasto con loro due, vuol dire che il destino era che dovevamo rimanere noi tre e continuare, guarda, te la posso dire una cosa, anche per sempre, perché la musica che facciamo mi piace, piace pure a loro. Non abbiamo nessun tipo di paranoia. Prima c'era, da giovani, la prima paranoia, sai qual è, Giuseppe? Collegare la musica al successo. È la prima paranoia. La musica la può fare chiunque, anche chi fa un altro lavoro. Puoi fare la musica. Non deve diventare per forza un lavoro, non è vero. Puoi farlo anche come hobby, però dipende da quello che c'hai in testa e nel cuore. Se tu nel cuore hai il desiderio di comporre, ma può essere anche scrivere un libro o disegnare un quadro, o anche fare l'attore, devi farlo, che sia la serie C, la serie B, la serie A, non gliene frega niente, devi farlo e ti devi proporre, devi farti vedere, perché non ha senso farlo solo per te stesso. Pochi che ce ne sono ti seguono, ti fai il tuo pubblico e mandi avanti la tua arte, perché l'arte fa bene al cuore, fa bene a te e fa bene anche a quelli che ti seguono, se ti vogliono seguire. Ecco. E poi Quindi quando non importa. bisogna collegare la musica al successo, ad arrivare chissà dove, i soldi, se viene meglio, cioè non Beh, è che uno chiaro, gli cioè, sputa l'altro, esatto. Però. c'è un altro valore molto più importante. La musica fa parte della nostra vita, come tutte le arti umane, ma anche fare bene l'idraulico è un'arte, fare bene il falegname è un'arte. Non è che, cioè, se tu ci metti la passione, ci metti il cuore, acquista un senso, quel senso che forse un po' mancava quando c'erano i senso, perché un po' di ombra, un po' di dark, un po' di puzza sotto il naso, anche tra noi a volte, adesso la roba lì è sparita, c'è solo la voglia di fare delle cose. Poi Poi dice, con allora, l'energia di Nicola con Icinaro vi state divertendo sia con Icinaro vi sta, con Icinaro vi state divertendo sia a scrivere, a comporre, anche a fare i videoclip, che insomma hanno delle storie interessanti, insomma, cioè si vede, ho partecipato anche quando avete fatto le riprese, cioè vi divertite facendo cose vostre, quindi penso che sia in questa fase della vostra vita, penso che sia il massimo. Sì, lo è. Allora, noi vorremmo dedicare, mannaggia, ancora più tempo alle cose che dei Cinaro. Poi abbiamo lo stesso problema di prima. 3.000 idee, e la cosa più difficile è cercare di capire quale mettere in pratica. Noi abbiamo passato delle serate, io, Nicola e Daniele, a cercare di capire quale pezzo fare. Lo stesso problema di prima con il senso. Però poi alla fine, quando scegliamo, adesso, a dire la verità, siamo diventati un pochino più schizzinosi sugli arrangiamenti, vogliamo fare sempre meglio, vogliamo andare in crescita, diciamoci la verità.
La legge di Avoltoio è stupida, erano due embrioni che facevano parte un po' della vecchia scuola dei senso, no? Erano delle idee già in atto, non completate. Adesso invece iniziamo a fare delle cose mai che neanche noi abbiamo mai sentito prima e quindi saranno una sorpresa anche per noi. E il concept dell'Avvoltoio esiste perché i video sono collegati, ma non cronologicamente. Lo saranno quando completeremo il puzzle e si avrà un'idea più chiara. Su tante fanzine su internet sono usciti tantissimi articoli che molto, guarda, ci ha fatto veramente un tanto piacere, hanno descritto la nostra, seppur breve, storia. Mi hanno intervistato e io ho spiegato per sommi capi quello che c'è sul nostro canale. Il nostro canale che ha per ora soltanto 245 iscritti, non è, però io ci tengo a quelli che ci seguono a fare un buon lavoro, a presentargli un buon lavoro e a garantirgli la continuità anche un po' del genere e un po' dello storyboard delle robe. E detta in breve, l'avvoltoio all'inizio era quello che ci ha un po' diviso, ok? Però in qualche modo nella legge degli avvoltoi noi ci ritroviamo, quindi è stata anche un po' una sfida. Solo che poi quando ci ritroviamo, ce lo ritroviamo un'altra volta di fronte, perché magari ci sono altri problemi, no? Cioè i problemi ci sono sempre. Però poi che succede? Che lui ci dà questa bottiglia di Cinaro. La O, no? Che in realtà in stupida si scopre, lo devo dire perché non è che si scopre facilmente, che è una specie di latte più, un po' di arancia Sai, meccanica. la citazione lì, cioè, per chi conosce, sì. Cinaro più, Cinaro che ci fa impazzire, ci fa diventare degli stupidissimi killer con la maschera da porcelli, no? Allora, nella legge di Avvoltoi c'era il richiamo a un racconto di Kafka, in realtà semisconosciuto, che è l'Avvoltoio. Invece in Stupida ci sono tanti richiami cinematografici, Sì. cioè c'è Arancia Meccanica, c'è Dumbaghi, che noi a un certo punto siamo con la Dumbaghi. Sì. E poi c'è 007 alla fine, e ci sono altre cose che in questo momento, insomma, vabbè. C'è un sacco di divertimento anche cinematografico. Però sostanzialmente c'è un discorso metafisico particolare. Allora, con l'arrivo del web che noi abbiamo vissuto sulla nostra pelle, Sì. il mercato discografico, diciamocelo, è crollato, no? Allora, noi frustrati, incazzati, innervositi anche dal cambiamento delle mode musicali, che qual è la moda oggi, no? Trap, rap, sta roba qua, no? Che non ci appartiene. No, che non è brutta, ma non ci appartiene. Allora noi incazzatissimi ce la prendiamo con una influencer, no? La cominciamo ad inseguire, la inseguiamo perché la dobbiamo uccidere scherzosamente, chiaramente, no? E quindi la mitica, leggendaria Emily Delliquati, che si è prestata con noi a fare questo video, ci ha dato una grande mano perché lei è stata proprio quello che mancava al video, no? Poi succede che durante questo inseguimento succedono delle cose, alla fine, ancora una volta, chi è che viene a romperci l'avvoltoio? Il destino avverso che ritorna. Cosa succederà nel prossimo video? Non ce lo di puoi dire. Stiamo pensando. Io ripeto, sto parlando sempre per sommi capi, ecco, perché Sì, poi per spiegare certe cose ci vuole del tempo. Però quello che noi teniamo a dire alle persone, cerchiamo di ritrovarci. Di stare insieme e di continuare fino alla fine, cioè che può essere una squadra di calcio, che può essere una classe della scuola, che può essere un gruppo di amici di un lavoro in campagna stagionale che hai fatto 2 anni, che ti sei conosciuto, che può essere 2 persone, ne possono essere 20, però lo stare insieme, divertirsi e magari creare delle cose è una delle cose più belle che ci siano e dà valore alla musica. Finisco questo discorso del video. sì. Dove sta il paradosso? Dov'è la stupidità di Stupida, del video di Stupida? Nel fatto che noi, seppur frustrati, innervositi, arrabbiati col web, con le influencer, il video lo mettiamo nel web. Cioè, abbiamo bisogno del web, perché sennò che cosa facciamo? A chi lo facciamo vedere? E quindi automaticamente il web ne assorbe le potenziali ricchezze e ci frega. Non so se mi spiego. Sì, È una è la stupidità situazione intergalattica, è un paradossale. gioco.
È un gioco, tutto alla fine, insomma, in cui sguazziamo come tre porcellini, tra l'altro, altro D'altra richiamo. citazione di Walt Disney. Poi se ti dico che la maschera del maiale che ho cercato su Amazon richiama la maschera di Rhodes Williams, qui Rhodes Williams forse non sai chi è, che ha girato un cortometraggio, l'ex leader dei Christian Death, qua andiamo in un altro ambito, Altri mondi. e quindi non è, restiamo sul commerciale. Senti, domanda, cioè, che è anche un po' banale, no? Andiamo verso un'estate dove mancherà la musica dal vivo, perché insomma, a meno che non ci si inventino delle cose Ma a me mancherà particolari. il lavoro, innanzitutto, e suonare, quindi. Per il mondo, ecco, degli artisti, dei musicisti, di chi come te lo fa come proprio occupazione principale, occupazione di sostentamento, è un, insomma, periodo che si prolungherà e sarà comunque Giuseppe, è un periodo di difficile. merda, diciamolo proprio con una sola parola. Mi sono trattenuto, non ho detto neanche una parolaccia fino a mo', ma adesso Vabbè, ci te la sta concedo. proprio. E è vero che bisogna pensare innanzitutto alla malattia e quindi c'è sempre chi sta peggio di noi. Grazie a Dio noi qui a Vasto non abbiamo sofferto molto di questo. Probabilmente tolto il Todis, dalle altre parti la gente ha saputo fare questa quarantena, no? Allora, forse ci siamo comportati bene anche in Abruzzo, forse siamo stati più fortunati delle zone rosse. Sì, siamo stati più fortunati delle zone rosse. Insomma. Quindi la prima cosa è ancora arginare il virus, ancora prima di pensare al problema economico, perché la salute viene prima. Detto Certo, però. questo, il mio settore è quello che soffre più di tutti, perché se non riparte la ristorazione, se non riparte la mentalità che va più o meno tutto bene, io quando è che ricomincio? Io e i miei amici. Quando è che ricominciamo a suonare? Diciamo anche questa cosa qui. Durante il percorso dei Marrone Glacé si è sviluppata una situazione pazzesca con Robby Rasino, Enzo Fioretti, occasionalmente anche Luigi Peruzzo, che era la quinta elementare. Sì. Okay. Io i musicisti qui li conosco quasi tutti qua. C'è gente che lo fa per lavoro, okay? C'è gente che ci butta il sangue da una vita per aver costruito. È come se fosse arrivata la meteora e ci ha disintegrati. Quindi c'è solo da sperare che questo periodo passi al più presto, pregare per chi ha un po' di fede, perché altrimenti si soffrirà molto, molto. Io ho la fortuna comunque di aver affiancato alla musica dal vivo l'insegnamento, poi mi occupo anche di una cosa bellissima che è la musicoterapia. E da quando lo faccio, ecco, io ringrazio con il cuore chi mi ha dato questa possibilità, che si chiama, questa persona si chiama Germana Sorge, diciamolo, no? Mi ha dato la possibilità di scoprire un mondo bellissimo che avevo soltanto assaggiato con degli splendidi amici, tra cui ce n'è uno che tu conosci bene. Amico in comune. Io quando, diciamo, esco la mattina e vado da loro, sono felice, sono contento, forse perché sono anch'io un po' autistico, secondo me lo sono. Lo siamo un po' tutti quanti. Allora, si è fermato anche il centro, no? Tutte queste realtà, devono rispettare le regole, ok? Devono stare al passo con questo periodo, devono stare attente, dobbiamo stare attenti per ricominciare a vivere come prima. Quindi, siamo responsabili, stiamo attenti. Anche quest'estate, io non so come faremo a fare il bagno con gli ombrelloni, non lo so, però continuiamo semplicemente a stare attenti. Si può stare attenti anche uscendo. Non so se mi spiego. Non è che dobbiamo stare per forza, sì. Bisogna essere un po', condividere un po' tutti queste attenzioni e non pensare di essere più furbi degli altri, come purtroppo negli ultimi giorni da qualche parte della città, insomma, c'è chi un po' ha abbassato la guardia. Poi tu mi hai detto, come la vedi, io non ho soluzioni come non ce l'ha nessuno, magari ne avessi di soluzioni, però so che le cose importanti devono camminare sempre a fianco a te. E quindi prima o poi le ritiriamo fuori, ok? Allora chi ha un lavoro, cioè chi ha la fortuna di avere un lavoro nel quale può metterci anche la passione, se non può momentaneamente praticarlo, io spero che non si arrivi al dover
ripiegare in qualcos'altro, arrangiarsi in fare qualcosa, però se si arriva a quello, siamo esseri umani, cioè si fa anche quello, però con la prospettiva comunque poi di riprendere il lavoro che si faceva prima, però comunque noi viviamo in un'epoca di elasticità, quindi bisogna potersi saper arrangiare in tante cose, poi dipende pure da tante cose, cioè se c'è una famiglia, Beh, se sei da certo, poi solo, ognuno poi sa, esatto. cioè parliamoci chiaro. Certo, Io dipende un po'. comunque ho apprezzato e apprezzo l'aiuto di Conte, io le 600 euro le ho avute, sta passando l'ambulanza e spero di avere anche le 25.000 euro che arriveranno adesso, no, 25.000 euro, no, mi sa. altre Non si... 600, però io ho una moglie e un figlio, non c'ho il mutuo, ma chi c'ha un mutuo, chi c'ha un'attività, chi c'ha dei costi, cioè voglio dire, che ci fai con 600 euro? Cioè, parliamoci chiaro, cioè ci paghi una bolletta, perché c'è gente che gli arrivano bollette di 500 euro solo dall'Enel, come si chiama, no? La più Enel, lo so. E, capito? Cioè, non, sono aiuti che si apprezzano, perché anche questa è una cosa un po' particolare, che ti arrivano dei soldi dallo Stato, incredibile, cioè, pazzesco, mai succede. Quindi queste cose si apprezzano. Io mi metto anche nei panni di chi governa, ma che devi fare? Cioè, voglio dire, non è facile. Quindi si cerca sempre di mediare, da parte di tutti deve continuare questa responsabilità, questa attenzione. Nel frattempo, però, bisogna anche ricominciare a vivere. Io la vedo così, ricominciare a vivere con cautela, ok? Esatto, E che dare impatto a tutti, perché si può anche fare, ricominciare a fare una serata ogni tanto più cauta, cioè c'è qualcuno che suona, la gente lo sa che non si deve assembrare più di tanto, ti puoi anche muovere un po', però insomma senza assembramenti pericolosi, o puoi semplicemente ascoltare, magari i tavoli ce ne stanno di meno. Non prenderemo l'applauso di 100 persone, prenderemo l'applauso di 20 persone, a noi va bene lo stesso, no? E dobbiamo fare lo sconto? Non lo facciamo. Cioè, che quale sconto? No, vabbè, quelli ci cominciamo ad adattare, cioè rispettiamo il lavoro di tutti, perché tutti devono ricominciare a fare qualcosina. Ok, cioè non deve rimanere un settore senza fare nulla, quello non è giusto, non va bene, ci perché poi devo vorranno equilibrio e buonsenso da parte di tutti. ritirare questi vecchi discorsi, allora perché i teatri no e le fabbriche sì, cioè che cose che non mi va di dire, però poi uno fa parte di un settore e difende il suo, ma non è Beh, così, chiaro. e qua bisogna lavorare, se no l'economia, Un po' ragazzi, tutto. a quel paese, cioè già se n'è andata. Parte, c'è gente che io sto vedendo realtà, vasto, piccole realtà che stanno chiudendo, Sì. chiudendo, non faccio nomi, ma ci sono. Quindi non va bene, noi dobbiamo rispettarci tutti quanti, ognuno ha il diritto di ricominciare, anche se parzialmente, piano piano, a rifare le cose che deve fare, ma nessuno deve essere escluso, nessuno. Ok. Allora, la mezz'ora è abbondantemente passata, Ah, ma non poteva essere altrimenti perché insomma. storia, scusa, io. No, no, ma del resto, quando ci sono tante cose da raccontare, potremmo stare qui altre mezz'ore Io in parlare continuazione. pure della mia collezione. Guarda che 45 giri c'ho, papà. Nel Fantastico. E questo, magari ci faremo altre puntate, 76, guarda che c'ho. continuando ad esplorare. Cioè, ma tu guarda prima. Paul McCartney, no, ti volevo fare una cosa, mannaggia, ti volevo vendere un. Prima, 45 giri che c'avevo una sola canzone, era tipo questo è Desire degli U2, no? Si Sì. apriva Ah, pure tante volte, che c'era la bello. intro, ok? Tu andavi a comprare una canzone, capito? Due canzoni, lato A e lato B, cioè ecco il modo in cui si ragionava prima. E pensiamo alla differenza di adesso. Vabbè, adesso sai, se c'è da fare, non voglio continuare a rompere le scatole. No, più che altro anche perché Instagram dopo allo scadere dell'ora ci butta fuori, quindi prima che Instagram ci distrugga e se lo salutiamo noi. Perché Instagram è una persona, Instagram, non è Cioè sì, un. no, è una piattaforma, però la piattaforma allo scadere dell'ora Ma io con le interrompe forme la rete. piatte
c'ho niente a che fare. Guarda, siamo in due. Beh, la tonda forma, ah, giustamente, però il topolino è vero. Il topolino regge bene, si Posso faccio. sperare perché topolino, Giuseppe? Vai. La buona volta, da quando avevo 13 anni che vado in giro, perché ho questa passione? Guardate la mia collezione. E questa è Sì. solo una parte, perché tutto il resto sta ancora nella soffitta dei miei. È la mia passione per i fumetti. Quindi io scelgo Topolino come rappresentante dei Nel mondo fumetti, dei anche fumetti. perché è il fumetto che ho letto e lo porterò per sempre, anche a 125 anni quando morirò, perché io morirò a 125 Ah, ottimo, allora abbiamo tempo per fare altre dirette, direi. Allora, Nicola, io ti ringrazio. Poi, chiaramente, domani il video sarà su Zona Locale, quindi si può riascoltare. Ci rimettiamo anche un po' i link ai Cinaro, che sono, diciamo, quest'ultimo progetto in termini di tempo del tuo percorso, e che è quello che, insomma, proseguirà con gli amici Ti Nicola puoi su alzare un cosa. attimo che faccio lo screenshot col Topolino? Con Sta a vedere? Topolino. Voglio fare uno Perfetto. screen. Ecco, bello. Però così non ti si vede la faccia. Abbassa un Aspetta, po'. ah no, mi devo allontanare allora. Ecco, Eccoci. così va bene. Dai, basta, basta. Non ti rompo più, Giuseppe. Nicola, grazie. È sempre un Grazie piacere, anche perché ormai ci conosciamo da una vita, quindi è sempre un piacere fare chiacchiere di musica. Ci a te. vediamo Questo secondo presto, me è Renato senza. De Sicis, altro mio grande Certo, amico. assolutamente sì. Nuoto tra voi, insomma, per giuste Esatto. ragioni. Ciao E spero Renato. di vederci presto senza lo schermo di mezzo. Va bene, grazie, grazie, ti Ciao voglio Nicola. bene. Grazie, Ciao, ciao, ciao. un abbraccio.